Ben ritrovati, nuova puntata di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata al settore giovanile dell'Arezzo, l'Arezzo Calcio Femminile. Arezzo Calcio Femminile che ha vinto il recupero 1-0 in casa del Gordige, prima vittoria per la nuova allenatrice Nazarena Grilli. E poi andremo a fare la carrellata del settore giovanile dell'Arezzo con la Berretti che purtroppo ha perso il derby a Siena e vedremo poi come stanno andando i campionati allievi e giovanissimi, anche se sono stati fermi nell'ultimo turno, giovanissimi peraltro attesi da uno scontro diretto con il Pontedera che vale il quarto posto e quindi l'accesso alle fasi finali del campionato. Saluto Elettra Fiorini, rappresentanza dell'Arezzo Calcio Buonasera. Femminile. Buonasera Elettra, ritroviamo mister Alessandro Violetti, Buonasera. allenatore degli allievi Under 17 Lega Pro. Ci sono tre ragazzi della sua squadra che dopo conosceremo e poi Riccardo Buffetti, Buonasera. collega che segue in particolare l'Arezzo Calcio Femminile. Allora, Elettra, questo recupero permette non solo a Nazarena di conquistare la sua prima vittoria della sua gestione, ma dà anche un po' di morale, perché ultimamente, insomma, ce n'era bisogno. Sì, assolutamente. Il morale forse era la cosa principale quando anche la presidente Chiara Tavanti, insomma, diceva che questa vittoria doveva arrivare più che altro per una questione di morale, per far sì che le ragazze riprendessero fiducia in se stesse, perché comunque dall'arrivo di Nazarena hanno lavorato veramente, veramente molto bene, hanno lavorato a dei ritmi importanti, hanno anche cambiato un po' quelli che erano le modalità di allenamento e quindi avevano bisogno di toccare con mano, insomma, un certo appagamento. E adesso ce l'hanno fatta, già con il Padova, malgrado la sconfitta, erano venuti fuori degli ottimi spunti perché comunque erano riusciti a creare delle buone trame di gioco, avevano condotto delle belle azioni. Adesso finalmente con questo recupero veramente molto sentito, siamo riusciti a mettere i puntini sulle i, e tra l'altro in classifica abbiamo raggiunto nuovamente anche la Federazione Sammarinese, che è un po', diciamo, il nostro punto di riferimento, no? Due matricole che stanno facendo un buon campionato e quindi, insomma, è un po' la nostra sfida interna. È la quinta vittoria esterna, perché ricordiamo questo ruolino davvero particolare, nessuna vittoria in casa, ma cinque vittorie esterne, no? Sì, ancora non siamo riusciti a sfondare quelle porte, speriamo di riuscirci presto, anche perché poi la prima partita che rigiocheremo in casa, ora a parte il Sassuolo in esterna domenica prossima, sarà quella di domenica 19 marzo e ospiteremo il Fanalino di Coda, quindi il Pescara, e speriamo che, insomma, arrivi questa vittoria senza nulla togliere comunque al Pescara, che si sta comportando bene ultimamente. Si è rimosso nel mercato e quindi, insomma, sicuramente non sarà facile come all'andata conquistare questi 3 punti, però assolutamente alla nostra portata, quindi speriamo che arrivi finalmente il 19 di marzo questa prima vittoria interna. Una vittoria, quella col Gordice, firmata da Mattiacci, che è rientrata nella ripresa al posto di Baracchi, quindi, insomma, un'ulteriore dimostrazione di questa giocatrice che c'è sempre quando c'è Sì, bisogno. è assolutamente un caposaldo, insomma, dell'Arezzo, anche perché è una ragazza un po' più in là con l'età rispetto alla media della squadra, insomma, va per i 40, però è una persona che come atleta si è sempre messa a disposizione della squadra e del progetto, e questo fa molto bene perché a volte servono proprio delle atlete magari più d'esperienza per dare uno stimolo in più invece alle ragazze che sono più giovani e quindi tra tante cose peccano magari di esperienza oppure di troppa esuberanza. E in questo caso, insomma, Deborah ha fatto proprio questo, si è messa a disposizione di tutti, soprattutto dello spogliatoio fin dal principio, e quando gioca, insomma, ha sempre quel quid che spesso ti porta alla vittoria. Insomma, averne, no, Riccardo, giocatrici Sì. così. Un giocatore tuttofare per la squadra dell'Arezzo, per lei il quinto gol stagionale. E statisticamente è una delle giocatrici che quando segna porta punti alla squadra. Allora, diamo un'occhiata al quadro di questi risultati. In realtà, appunto, c'è stato questo recupero con la vittoria dell'Arezzo per 1-0 in casa del Gordige, gli altri erano risultati acquisiti: Padova, la Saponeria 2-0, Castelvecchio, Virtus, Padova 4-0, Perugia, Sassuolo 1-2, Imolese, Udinese 2-1, Ferrara che ha perso col Marcon, aveva perso col Marcon 3-0, e la vittoria per 3-0 del Vittorio Veneto sulla Federazione Sammarinese. Quindi la classifica è questa che stiamo per vedere. Tra l'altro c'è stato il recupero che ha riguardato anche il Vittorio Veneto, che
ha vinto la sua gara che doveva recuperare, quindi in testa troviamo proprio Vittorio Veneto, quindi c'è stato il sorpasso, 44, Sassuolo 42, Castelvecchio 37, Padova 36, Marcon 32, Iutin Ferrara 24, Perugia 23, Federazione San Marinese Arezzo 21, Imolese 18, Udinese Calcio Femminile 16, Virtus Padova 10, Gordigi 9. E questa sconfitta del Gordige sicuramente dà speranza, no, alla Saponeria, perché qui retrocede una sola squadra, e quindi diciamo, se il Gordige avesse vinto insomma, avrebbe veramente probabilmente condannato quasi definitivamente la Saponeria, invece con 5 punti insomma, è un margine che non è poco, ma è comunque sì, colmabile. Sì. Sì, ancora non è deciso nulla, ecco, insomma, sicuramente sono le due squadre che secondo me in questo momento sono più candidate alla retrocessione. Io sinceramente il Gordige l'ho visto male. Come squadra, non ho visto una squadra attrezzata, non ho visto una squadra ben messa in campo, ho visto una squadra anche con una forma fisica non troppo buona, tant'è vero che loro sono abituati molto a giocare anche con l'erba alta, che comunque ti rallenta, no, il gioco, e non le ho viste insomma in una buona forma atletica. E poi sono una di quelle squadre che non creano tanto ma tendono a chiudersi, che per una squadra come l'Arezzo effettivamente possono può essere un punto a svantaggio, un simile atteggiamento, però ecco, credo che tutte le squadre che siamo andate ad incontrare, forse anche il Pescara abbia qualcosa in più rispetto al Gordice. Quindi insomma sarà una gara, come dicevi, più complicata rispetto a quella dell'andata. Ecco, un Arezzo che con 21 punti ovviamente il campionato è tranquillo. Quali motivazioni in questa fase del campionato? No, perché la squadra ovviamente penso sia consapevole sì. Di essere ovviamente abbondantemente salva. Migliorare la classifica, che cosa può far leva sulle ragazze per un finale di campionato positivo? Ma guarda, allora sicuramente fa leva la crescita, perché queste ragazze sono continuamente stimolate, il fatto di avere avuto un'allenatrice come Emanuela Tessi, ora di avere Nazarena Grilli è uno stimolo ulteriore, ma poi c'è da dire che con la riforma dei campionati del prossimo anno comunque tutto quello che riusciamo a mettere da parte di esperienze, di tecnica, di tattica, di gioco è qualcosa, perché insomma il prossimo anno sarà un po' una corsa al massacro con questa riforma dei campionati. Ecco, ma vogliamo spiegare che succede? Sì, allora in pratica il prossimo anno sarà un anno di transizione, perché fra due stagioni la Serie A e la Serie B diventeranno due serie professioniste, quindi l'attuale Serie B, quella dove militiamo noi adesso, diventerà invece una lega interregionale, quindi in pratica le prime tre classificate di ogni girone dell'attuale Serie B il prossimo anno saliranno in quella che sarà poi la Serie B professionista, le quarte classificate andranno a giocarsi i playoff per poter salire sopra e le altre invece confluiranno in questa lega interregionale che sarà di fatto la Serie B di adesso, però insomma nel momento in cui uno è in ballo il prossimo anno, ecco, di infatti, certo l'obiettivo sarà quello di riuscire ad agguantare la Serie B quindi professionista. Sarà fatta una squadra che tenterà questo grande salto. Sì, sì, sempre cercando comunque di mantenere le ragazze del luogo, perché sappiamo che insomma il sogno della presidente Chiara Tavanti è quella di cercare delle ragazze che rappresentino Arezzo anche per la loro stessa provenienza, insomma, quindi siano attaccate alla maglia in questo. Però ecco, sicuramente l'Arezzo non credo che con tutto il percorso di crescita impostato finora si tiri indietro ad una simile sfida. L'ingaggio di Nazarena è anche in funzione di questo, nel senso, anche se è presto forse per parlare, però diciamo nell'idea della società era comunque già costruire, immagino, qualcosa. Certo, assolutamente, ma era già con all'inizio dell'anno, insomma, con questo ingresso in Serie B con Manuela Tesse e poi Nazarena, è ovvio che tutto quello che viene in ascesa adesso, non possiamo permetterci di fare dei passi indietro o comunque di non dare il meglio a queste ragazze. Riccardo, quindi si annuncia un finale di stagione comunque interessante alla luce di questa crescita che serve per fare questo salto. Dal punto di vista della squadra, secondo te che tipo di innesti, nel senso su che cosa si dovrà puntare per migliorare anche la beh, qualità che già probabilmente c'è? Probabilmente dovrebbe essere cercata una figura di
livello offensivo che sappia essere abbastanza cinica sotto porta. Quest'anno, rispetto all'anno scorso, io ho commentato anche il campionato quando l'Arezzo era in Serie C, l'anno scorso c'era il capitano Lucarini che risolveva molte partite, il centravanti l'anno scorso è stato oltre 15 reti in campionato. Quest'anno è mancata la giocatrice all'Arezzo e l'abbiamo visto anche in diverse gare, quando sotto porta le occasioni erano tante ma poi non si riusciva mai a sfruttarle. Questo è stato un po' l'anello debole di Arezzo quest'anno e probabilmente manca il bomber da 15-20 reti stagionali. Per quanto riguarda il proseguito della stagione, bisogna continuare a dare esperienza alle ragazze su cui si può puntare, non dimenticandosi che ha una primavera di lusso, diciamo, l'Arezzo. Molte giocatrici della primavera che sono in prima squadra, dove l'allenatrice dovrà essere brava a dargli continuità e dargli esperienza poi anche nel gioco, nella tattica. Ci sono ragazze quindi che potrebbero essere pronte per la prima squadra? Ma sì, già diciamo che ci saranno sicuramente degli arrivi nuovi in questo senso, perché già ora nella seconda fase di campionato ci sono delle primavere che comunque sono entrate ormai proprio di diritto a far parte della prima squadra, così come ci sono anche delle giovanissime che stanno debuttando in primavera, quindi sicuramente sono dei passaggi naturali che servono in primis loro a confrontarsi anche con delle situazioni di maggiore difficoltà. Ecco, diceva Riccardo, no, dell'attaccante che poi è quello che risolve le partite, che porta i punti. Il mercato degli attaccanti, diciamo, nel calcio femminile a questi livelli, nel senso, è un mercato esoso, nel senso, come funziona? Sì, dipende effettivamente quello. Cioè, le richieste sono alte, ad esempio, per una bomber di stazza. Sì, le richieste sono alte, anche perché, insomma, per cominciare a vedere effettivamente delle persone che ti possono cambiare la classifica magari in un mese, devi andare a pescare comunque da serie più alte. Noi siamo comunque una squadra giovane, quindi le ragazze ancora hanno da macinarne di strada. Molti, per esempio il Sassuolo, facendo un certo tipo di mercato, è andato a pescare dalla Serie A direttamente. C'è la stessa Ugolini, che comunque è una giocatrice aretina, che ha militato anche nell'Arezzo e che lei ha sempre giocato in Serie A negli ultimi anni. E ha accettato la proposta quest'anno del Sassuolo proprio perché ha mire di promozione, però sì, sono dei mercati importanti anche a livello di esborso economico. Ecco, hai citato il Sassuolo, che solo, diciamo, dall'inizio ovviamente ha delle potenzialità enormi sotto questo punto di vista. Chiedo a Riccardo se la missione dell'Arezzo in casa del Sassuolo è una missione impossibile. Ho visto anche questo feeling che l'Arezzo ha con le trasferte, se magari si può sovvertire anche il pronostico. Secondo me il Sassuolo è la squadra più in forma del campionato e più attrezzata anche per vincerlo, nonostante il ritorno a Veneto abbia vinto il recupero, sia adesso in testa della classifica, giocatrici di altra categoria, stessa Costi che ha fatto più di 20 reti in stagione pescata dalla Serie A. E Arezzo deve andare a Reggio Emilia soprattutto per divertirsi, mettiamo in questo modo, per andare là per cercare di strappare un risultato è molto difficile, magari divertendosi, riuscendo a giocare a pallone, cosa che non sono riuscito a fare qua a Laurentini grazie anche a un gran Sassuolo. Probabilmente potrebbe esserci anche la speranza di riuscire a racimolare qualcosa. Certo, puntare alla vittoria è molto difficile, considerando anche un Sassuolo che nelle ultime partite ha racimolato vittoria su vittoria. Arezzo si sta anche preparando dal punto di vista fisico, no? So che anche in questi minuti sì, la squadra sì. È in palestra. Sì, quindi... sì, le ragazze sono in palestra, si stanno preparando, comunque ti ho detto, hanno un bel ritmo degli allenamenti e anche il lavoro, insomma, della preparatrice atletica sta diventando abbastanza importante, perché comunque tengono sempre costantemente tutto monitorato, sia dal punto di vista proprio fisico che anche dal punto di vista del peso, e quindi sì, c'è anche questa cosa della palestra. E quindi questa settimana, insomma, sono state ben messe sotto, sì. E quindi vabbè, speriamo che poi non ci sia un contraccolpo atletico domenica, ma probabilmente invece servirà questo lavoro per cercare appunto di divertirsi, magari divertendosi di portare a casa quella che appunto sembra una missione impossibile. 42 punti il Sassuolo, fin qui 13 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Pensate, ha fatto 63 esatto. Reti il Sassuolo, tenuto conto che la capolista Vittoria Veneto magari è quella classica che vince 1-0 e 33 gol, però ne ha subiti solo 8, il Sassuolo fatti 63, subiti 12, nettamente il miglior attacco del campionato, quindi basta questo dato, diciamo, per capire il grado di difficoltà che avrà l'Arezzo domenica.
Allora, vediamo gli allievi che tra poco andremo a sentire, ci fermiamo un attimo e poi passiamo al settore giovanile dell'Arezzo. Tra poco. Seconda parte di Mondo Amarantola, prima di parlare un attimo con Alessandro Violetti e i suoi ragazzi, partiamo con ordine, vediamo che cosa è successo nel campionato Berretti. Purtroppo è arrivata un'altra pesante sconfitta per la squadra Amaranto, sconfitta nel derby. 4-1, già l'andata fu una partita ricca di gol, 3-3, l'Arezzo riuscì proprio all'ultimo tuffo, dopo essere andata in vantaggio, a rimediare nel recupero in casa. Invece anche qui l'Arezzo era passato in vantaggio con un calcio di rigore di Barellini, poi però è arrivata la rimonta, così come era accaduto a Olbia purtroppo, quindi si è ripetuto questo momento, insomma non facile. Pontedera Carrarese 0-3, Livorno-Lupa-Roma 0-0, tutto qua batte Olbia 1-0, Prato batte Pistoiese 4-1, Gubbio batte Viterbese 2-0. Per questa classifica il Prato in testa a 40, ma vedete è tutto apertissimo, guardate le prime 4 sono tutte lì e tutte ancora in grado di poter vincere questo girone, tutto qua a 39 a un punto, Livorno a 2 punti dal Prato a 38 e anche il Siena potrebbe dire ancora la sua quota 36 e qui finisce la zona anche dei playoff. Poi Lucchese 28, Pistoiese Carrarese 24, Gubbio 23, Lupa Roma 22, Arezzo 18, Pontedera 17, Olbia 12, Viterbese 10. Sicuramente insomma, il valore dell'Arezzo penso che sia superiore alle, anche alla stessa Lupa Roma, insomma, che vediamo avanti. Evidentemente insomma, ci sono stati dei momenti in questa fase, probabilmente anche a livello, ce lo diceva anche Elvis Abruscato, anche a livello di convinzione dei suoi ragazzi. Diamo un'occhiata adesso anche al campionato allievi che era fermo insieme anche al campionato giovanissimi. Questa era l'ultima giornata, se non Sì. sbaglio. La sconfitta per 3-1, poi Siena Gubbio 1-2, Prato Livorno 1-2, tutto quello Lucchese 0-1, Pontedera Modena 2-0, Viterbese Pistoiese 1-0. Per la classifica che vede qua il Prato in testa a 38, Livorno 35, Modena 33, Pontedera 32, che era quello che fino a qualche settimana fa era l'obiettivo dell'Arezzo di poterci arrivare, adesso la situazione che è diventata insormontabile, direi. Che è successo? Insomma, perché noi vi eravamo lasciati con quella partita veramente incredibile in cui l'Arezzo aveva costruito tantissime occasioni con la Viterbese, una partita veramente assurda, no? Non essere riusciti a vincerla, però il calcio è anche questo. Da lì poi com'è andata questa trasferta di Carrara? Ma diciamo che è stata un po' sulla falsariga del pareggio interno della settimana precedente. Diciamo che è un periodo dove in fase realizzativa abbiamo fatto un pochino più di difficoltà. Cioè, domenica siamo partiti bene, abbiamo fatto il primo quarto d'ora bene, giocando bene a calcio, creando situazioni, non siamo stati cattivi di sottoporta e poi sì, così inspiegabilmente sono successi due infortuni, tant'è vero che davvero senza subire tiro in porta ci siamo trovati su 2-0 sotto, una addirittura su una palla lunga, mia tua, si sono scontrati i ragazzi, incidenti di percorso che capitano, e questo però per far da sintesi di come è maturata la sconfitta. Abbiamo fatto il 2-1, il secondo tempo l'abbiamo messi discretamente sotto, prendendo un palo interno, sbagliando 3-4 situazioni, all'ultimo un contropiede, a 2 metri dalla fine abbiamo preso il 3-1. Quindi diciamo che nella prestazione, benché è stata un po' sottotono rispetto al periodo di crescita da cui venivamo, comunque la prestazione da un certo punto di vista c'è stata. È innegabile che le ultime due partite, quella che citavi tu prima, pareggiata in casa 1-1 con la Viterbese, dove credo che insomma, fosse una partita che a occasioni fosse da 4-0, e domenica scorsa Carrara lo stesso, ci siamo giocati quelle che erano nel nostro rullino di marcia dei risultati da prendere completi, e che ci avrebbero mantenuto a un distacco A consono meno da 5 con lo scontro a potersi poi giocare con lo giocare lo scontro scontro di diretto tra 2 domeniche in casa. E quindi questo esula da quello che è l'obiettivo principale, che comunque è la crescita dei ragazzi. All'infinito ripeterò questa cosa, perché i risultati arrivano solo e esclusivamente se c'è crescita da parte dei ragazzi. Visto che però questa c'è stata, dispiace poi vedere sfumare degli obiettivi lì a portata di mano, che poi sì, vedendo la classifica, come dicevi prima, sì, la quinta in classifica è 4 punti sopra noi, quindi a testa, considerando che la nona di campionato
proprio in termini di classifica eravamo ultimi, staccati nettamente da tutti gli altri. Sono 2 mesi e mezzo che, ragazzi, insomma, nelle ultime 9 partite, a 8 partite, hanno fatto 5 vittorie, 2 pareggi e appunto la sconfitta di domenica. Dispiace proprio perché sul campo meritano molto di più della classifica che hanno, però è esperienza anche questa, questo non deve incidere nel credere ulteriormente del raggiungimento dell'obiettivo più alto che possiamo raggiungere. Sono sicuro che i ragazzi faranno di tutto per ottenerlo. Di alcune individualità che ovviamente poi fanno la differenza, però il collettivo, anche vedendo le partite dell'inizio stagione, è cresciuto tantissimo. Sì. E questo dà merito anche a te, ovviamente, al tuo lavoro. So che sei molto considerato anche all'interno della società, proprio per la tua capacità di saper lavorare bene con i ragazzi, di farli crescere. E poi è una cosa che, insomma, si vede oggettivamente sul campo, perché dall'inizio del campionato la squadra è cambiata completamente, cioè fa delle cose, cioè, che all'inizio, no, magari ovviamente non riusciva a fare. Certo, io credo che sia a maggior ragione nel settore giovanile deve essere l'obiettivo principale degli allenatori che lavorano, ripeto, nel settore giovanile, perché alla base di tutto c'è la formazione degli atleti, la formazione dei ragazzi, delle competenze dei ragazzi. Poi io, è un mio credo che i risultati arrivano attraverso la crescita e non viceversa, non sono i risultati che fanno la crescita, ma è la crescita che fa ottenere i risultati. È uno spostare l'accento che sembra una piccolezza, ma in realtà secondo me c'è una sostanziale differenza tra le due cose. Certo, è motivo di grande soddisfazione personale e di gruppo, perché comunque poi alla fine i grandi meriti sono sempre dei ragazzi che si mettono in gioco, che si mettono a disposizione, che credono nei progetti, negli obiettivi che gli pone di fronte. Io li faccio spesso riflettere su quanto credo che loro poi possano attestare quanto dico, soprattutto quando i risultati non venivano, come dicevi te prima all'inizio, no? Dicevo, credete nel progetto che portiamo avanti, credete nell'idea, nei principi su cui stiamo lavorando, e vedrete che con la vostra crescita arriveranno i risultati. Diciamo che si sta ripetendo un po' negli anni questa cosa, quindi è bello vedere che poi loro si tolgono soddisfazioni. Credo che, ad esempio, la vittoria in casa del Prato, che non aveva mai perso, sia stato ad esempio, ecco, l'emblema, certo, no, di questa crescita. Certo, senza ombra di dubbio. Sì, sfide che per loro all'inizio sembravano quasi proibitive, hanno visto che invece poi il valore del gruppo, che a sua volta poi il gruppo esalta il singolo, fan sì che si possano colmare, se non tutti, ma gran parte dei gap che ci possono essere anche a livello di valore individuale. Allora, siamo anche la squadra, come si spiega, vieni, tu sei stato anche l'altra volta, no? Sì. Infatti mi sembra di averla già vista, però io sono un po' così, mi scordo, però, insomma, come ti chiami? Matteo Calussi. Calma, allora, vedervi giocare, tu come te lo spieghi che, nonostante appunto le prestazioni, tanto avete fatto un grande golino perché tante vittorie di fila, eccetera, poi vi siete inceppati sul più bello, che succede? Diciamo che comunque sia noi non abbiamo mai smesso di credere in questo sogno che stiamo vivendo, comunque sia che ora come ora sia un po' inceppato, come hai detto te. Magari è successo che credici, abbiamo sempre creduto, ma sono mancati per l'appunto questi risultati, che sì e no sono stati dovuti da noi, ma anche un po' magari per sfortuna durante la partita. Perché poi, cioè, il gioco lo fate, le occasioni le create. Creiamo occasioni, magari qualche volta anche noi sbagliamo nel creare occasioni o sprechiamo alcune occasioni importanti per far gol, e questo magari è anche un motivo per cui è dovuta questa inceppatura, diciamo. Ecco, questa trasformazione da inizio stagione ad adesso, in cosa siete cresciuti di più? Siamo cresciuti di più anche sotto il punto di vista di credere in quello che il mister ci ha sempre detto, ovvero di credere nelle nostre potenzialità, delle nostre caratteristiche. E magari un altro motivo per cui siamo cresciuti è perché anche il gruppo si è sempre più unito, siamo sempre più cresciuti insieme, e comunque sia siamo, anche grazie al gruppo, siamo riusciti a portare avanti questo nostro credere in questo nostro viaggio, diciamo. Belle parole, speriamo che sia un viaggio luminoso. Andiamo a conoscere Carlo Alberto Nocentini. Allora, e quindi questa, anche la partita, noi abbiamo visto quella con la Viterbese, quindi ci diceva il mister che quella di Carrara è stata un po' simile. Sì, dai, diciamo che Carrara, come ha detto il mister, i primi 15 minuti li avevamo approcciati bene, poi abbiamo avuto
quel piccolo calo di concentrazione magari nei piccoli, nel secondo gol che abbiamo fatto come mia tua, invece si è preso il gol. È stata una partita divertente, ma anche sfortunata perché, insomma, i piccoli... Ciò che si pensava di arrivare allo scontro diretto, no, col Pontedera, che ricordiamo valeva per il pescaggio di come migliore quarta. Tutti ci dicono finché c'è vita c'è speranza, quindi... 21 a 32, ma... quindi tu dici che è impossibile. È proibitivo, ma non impossibile. Anche abbiamo Carrarese a tre punti, sì, sopra di noi, e a 4 punti la quarta, quindi la miglior quarta dovrebbe qualificarsi per le fasi finali, e speriamo, puntiamo comunque sia alle prime tre, ma anche alla miglior quarta. Mister sta guardando la classifica per vedere se si può trovare uno spazio per inserirsi. È così, giusta la classifica? Sì, è così. 21-32, 9 punti. Quante partite mancano? 5 partite. Sì. Diventa anche vincendo lo scontro diretto. Diventa dura. Peccato, comunque diciamo che il valore l'avete dimostrato, sì, quindi almeno quinti, insomma, comunque migliorare la classifica sicuramente può essere uno stimolo ulteriore, no? Tra l'altro non giocate però domenica, perché no, il Pontedera gioca con la nazionale Under 17 di Lega Pro, ma di Serie A e Serie B, e quindi ce l'hanno spostata. Tanto vi siete confrontati anche con la prima squadra dell'Arezzo, è stata diciamo una bella esperienza, no? Sì, poi ultimamente alcuni di loro stanno salendo su di sopra, allenarsi con la prima squadra, cioè, ovviamente i 2000, quelli un pochino più grandi, anche perché loro sono tutti e tre 2001, fanno parte del numeroso gruppo di 2001 presente all'interno dell'organico, e nei 2000 sì, alcuni stanno andando di sopra. Con ottimi risultati, stanno facendo veramente bene. Oggi abbiamo disputato una partita di 40 minuti a Vallialpino contro la prima squadra. Questo è comunque un motivo di crescita per i ragazzi, perché si rendono conto in modo proprio tangibile di quanto i ritmi, l'intensità, la parte proprio di agonismo anche sui contrasti stessi, quanta differenza ci sia. Sentiamo allora, cosa significhi? Ti chiami? Tralci Guido. Allora, tu sai, hai un parente importante, lo so che è stato, sì, Mario Tralci, lo salutiamo, sì, delegato, certo, e consigliere regionale della FIGC, nostro caro amico. Com'è allora giocare con l'Arezzo? Una bella esperienza, molto, e ti dà un'opportunità di crescita superiore, non oltre a quella che ci dà il mister tutti i giorni al campo. È una gratificazione, certo, anche giocare, no? Certo, contro la prima squadra. Con la prima, sì, squadra. Quindi questo finale di campionato, che cosa ti aspetti? Prima cosa, bisogna lottare tutte le partite, partita per partita, bisogna andare in campo concentrati e con la mentalità di vincere e giocare bene. E... Senti, mi dici invece il mister in cosa è bravo? Il mister è bravo soprattutto con noi ragazzi, perché ci tratta come dei figli, perché ormai sono diventati suoi figli, perché vedendosi tutti i giorni al campo si ride, so, si scherza tutti insieme. Lo chiamate, so, babbo? No, babbo, però siamo vicini. No, dico, dopo ne riparliamo, perché non so come prenderla questa. C'è un complimento, dici? No, sì, capito. Bene, io credo comunque Alessandro... Lo auguro ovviamente. Allora, credo Alessandro comunque avrai un futuro luminoso, secondo me, come allenatore, poi ce lo ridirremo tra qualche anno, però insomma mi pagano evidenti certe tue abilità. Allora, vediamo anche i giovanissimi, che dobbiamo dare ovviamente merito anche ai giovanissimi. È un campionato speculare, cioè è lo stesso cammino, l'abbiamo detto tante volte, quindi stesse avversarie. Qui nell'ultimo turno invece i giovanissimi hanno vinto a Carrara 2-1, Siena Gubbio 5-1, Prato Livorno 2-1, Tutto Quello Lucchese 1-0, Pontedera Modena 2-2, Viterbese Pistoiese 2-2. Vediamo la classifica e guardate quanto è interessante invece quanto accadrà domenica prossima, perché c'è proprio i giovanissimi giocheranno lo scontro diretto. Questa è la classifica.
con il Prato a 42, poi Modena 35, Livorno 34, Tuttocuoio 26, Arezzo 25, Lucchese e Siena 23, Carrarese 17, Pistoiese 16 con la Viterbese, Gubbio 13, Pontedera 12. Qui non è ovviamente il Pontedera la squadra interessata, però è uno scontro importante perché l'Arezzo vincendo potrebbe scavalcare il Tuttocuoio e quindi inserirsi in quella famosa quarta posizione. In questo caso l'Arezzo si è ripreso, era partito bene, poi ha avuto un piccolo momento di appannamento e adesso sembra abbia ripreso la marcia, quindi ovviamente in bocca al lupo all'Arezzo. Tra l'altro sarà la partita che seguiremo anche con le nostre telecamere domenica prossima. Io ringrazio Elettra Fiorini, grazie a mister Alessandro Violetti e ai suoi ragazzi, grazie a Riccardo Buffetti, ci vediamo mercoledì prossimo.